Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Siria, al G20 non c'è accordo. Governo, Alfano rassicura il Colle. Grecia, Fondo Monetario, ad Atene servono altri 47 miliardi. Il G20 rimane spaccato su un intervento militare in Siria. Sulla vicenda permane in modo molto doloroso la divisione, conferma il premier italiano Letta. Il presidente russo Putin afferma che in caso di attacco aiuteremo la Siria. Secondo Obama, invece, il regime di Assad è una minaccia per la pace mondiale. La fiducia del presidente napolitano è ben riposta in Berlusconi. Dopo il monito del Colle, Alfano rassicura il capo dello Stato. Il senatore 5 Stelle Orellana intanto ribadisce la linea aperturista, sottolineando che in caso di crisi di governo i nostri voti sarebbero decisivi. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, la Grecia dovrà fare i conti con un fabbisogno supplementare di 47 miliardi di euro tra il 2015 e il 2020. La Commissione Bilancio del Bundestag intanto ha chiesto al Ministero delle Finanze informazioni sulle cifre reali delle necessità di Atene. Dopo la pausa estiva, per gli studenti è tempo di tornare fra i banchi di scuola. In Molise e Piemonte la campanella suonerà il 10 settembre. L'11 sarà la volta di Lazio, Umbria e Toscana. Ultimi a tornare in classe gli alunni della Puglia, che varcheranno i cancelli di scuola il 17 settembre. 8 persone sono state arrestate a Bari nell'ambito dell'operazione che ha fatto luce sugli omicidi avvenuti durante la guerra tra clan scatenatasi in primavera. Lo scorso aprile venne ucciso il boss Giacomo Caracciolese. In tutta risposta, il 19 maggio morirono in un agguato Vito Antonio Fiore, Claudio Romito e Claudio Fanelli. Rochus Misch, ex guardia del corpo di Adolf Hitler e testimone delle ultime ore del dittatore nazista, è morto all'età di 96 anni. Misch era l'ultimo sopravvissuto tra quanti si trovavano nel bunker di Berlino, nel quale Hitler si tolse la vita. Un lungo e convinto applauso ha accompagnato l'anteprima stampa di Che strano chiamarsi Federico, Ettore Scola racconta Fellini. La pellicola, omaggio che Scola ha voluto rendere all'amico regista per i 20 anni dalla sua scomparsa, è stata proiettata alla presenza di Giorgio Napolitano.